Un nuovo violentissimo temporale si è abbattuto alle 4 circa sulle stesse aree del Padovano dove una manciata di ore prima si era scatenato un potente nubifragio. Questa volta, oltre ad un'intensa scarica d'acqua, anche venti molto potenti, così potenti da essere paragonati a quelli di una tromba d'aria. Vari gli alberi sradicati nei comuni, tra cui il caso più eclatante alla Mandria, dove un albero di grandi dimensioni si è abbattuto su un'abitazione privata. A Brusegana torna l'acqua alta con maggiori disagi nella zona dell'ospedale ai Colli, dove oltre ad un albero caduto si è formato un grosso ristagno d'acqua. La furia del vento e l'acqua non hanno neanche risparmiato i nuovi lampioni sul cavalcavia di Via Sorio, dove uno di questi è stato sradicato dal terreno a causa di un cedimento. Molti i rami e gli alberi caduti anche nell'area di Selvazzano. Durante tutta la mattinata sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e operai comunali per ripristinare le situazioni più urgenti, tra cui la rimozione di alcuni alberi lungo corso Australia. Sfisce Marcianel News, Padova.